terzo episodio consecutivo di Ferrovie Abbandonate, il secondo che tratta di una pista ciclabile aperta al pubblico, e il primo all'estero, ovvero in Slovenia. L'obiettivo di questo episodio è un po' diverso rispetto al solito. Infatti, a differenza delle altre volte, approfondiremo in maniera più dettagliata il percorso della linea, andando a indicare cosa si vede durante il percorso della pista ciclabile. Partiamo dall'inizio. Nel 1869 la società KRB ottiene il privilegio di costruire una ferrovia che andasse da Lubiana a Tarvisio, risalendo il corso del fiume Sava. L'apertura avvenne poco dopo, il 14 dicembre 1870. La lunghezza era di circa 38,5 km. Era a binario unico, non era elettrificata e lo scartamento era quello ordinario. Vi erano 11 stazioni e fermate, capolinea inclusi, ovvero Tarvisio Centrale, Tarvisio Bosco Verde, Fusine in Valle Romana, Fusine Laghi, Ratezze Planica, Podkoren, Kranjska Gora, Goc Martuljek, Dovje Mojstrana, Pursica e infine Jesenice. Originariamente la linea terminava a Tarvisio Bosco Verde, posta bene o male nella medesima posizione dell'attuale stazione, ma ad una quota più bassa. Nel 1873, con l'apertura del tratto Tarvisio-Fillac della ferrovia rudolfiana, la nostra linea venne prolungata alla stazione di Tarvisio Centrale, mediante un ponte sull'orrido dello Slizza. Nel 1879, con l'apertura del tratto Pontebba-Tarvisio della ferrovia pontebbana, la stazione centrale divenne un luogo di diramazione, mentre l'originaria capolinea di Tarvisio Bosco Verde andò in declino. A seguito della crisi finanziaria della KRB, nel 1884 la Tarvisio Lubiana venne nazionalizzata e passò in gestione alle Ferrovie Imperiali dello Stato Austriaco, che ammodernò la ferrovia. Nel 1906 si attestò a Jesenice il tratto della ferrovia transalpina diretta a Trieste Sant'Andrea. Due mesi dopo venne aperta la linea delle caravane, che tramite un tunnel collega Jesenice a Rosenbach in Austria. In questo periodo di tempo il traffico della Transalpina era deviato attraverso la linea Jesenice-Tarvisio. Il tempo di percorrenza nel 1888 da Tarvisio a Jesenice era di 1 ora e 16 minuti, mentre erano richieste 3 ore e 20 minuti per raggiungere Lubiana, su un percorso di 103 km. A seguito del trattato di Saint-Germain del 1919, la linea divenne internazionale e fu divisa presso la stazione di Fusine e Laghi tra l'Italia e il regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Il servizio ferroviario passeggeri e merci fu gestito da quelle che poi divennero le ferrovie jugoslave, mentre la gestione delle infrastrutture era in capo alle ferrovie dello Stato italiane. A seguito dei danni subiti dopo la Seconda Guerra Mondiale, il transito internazionale venne soppresso e la linea svolse un servizio prettamente locale, gestito dalle ferrovie dello Stato. Sul tronco italiano il servizio passeggeri cessò il 1 dicembre 1957. La linea però venne usata in regime di raccordo fino al 1 dicembre 1965. Il tronco jugoslavo fu soppresso nel 1966, mentre quello italiano il 14 agosto 1967, con decreto del Presidente della Repubblica numero 929. La parte di linea in territorio ad oggi sloveno venne smantellata subito dopo la chiusura della linea, mentre il tratto italiano venne smantellato dalla fine degli anni 80 fino all'inizio degli anni 90. Nel 2000 viene attivata la variante a doppio binario della ferrovia pontebbana, portando così alla soppressione di Tarvisio Centrale in favore della nuova Tarvisio Bosco Verde. Da Tarvisio Centrale fino a Mojstrana oggi vi è una piacevole pista ciclabile. Fino a Jesenice si percorrono strade a basso traffico. A Ursica, deviando dal percorso, è possibile vedere ancora qualche traccia di binari in territorio sloveno. Della vecchia stazione di Tarvisio Bosco Verde non vi rimane più traccia, mentre sono in buone condizioni ed abitate da privati molte stazioni in Slovenia. Personalmente ho trovato la ciclabile molto interessante dal punto di vista naturalistico, molto meno dal lato ferroviario, vista la mancanza di indicazioni e la difficoltà di conoscere le stazioni, soprattutto per una persona che non è avvezza al mondo ferroviario. Durante il percorso vi sono molte opportunità per mangiare, riposarsi o riempire la propria borraccia, un po' di meno dal tratto Mojstrana Jesenice. Questo tratto è quello meno interessante e meno bello, ma per fortuna anche quello più corto. Se decidete di percorrere solo questa ciclabile ed escludete l'Alpe Adria, allora vi consiglio vivamente di partire da Tarvisio e andare in direzione a Jesenice, dato che fino a Podkoren vi è una lieve salita e poi è tutta in discesa.
Poi nel capolinea sloveno avete modo di proseguire con la linea diretta a Nova Gorica. Attraverserete anche lì dei paesaggi interessanti. Però attenzione, è esercitata con treni vecchi, lenti, dove il carico delle biciclette è alquanto difficile, almeno però il biglietto costa poco. Raggiunta Nova Gorica e quindi Gorizia, le possibilità sono numerose. Potete proseguire in bicicletta verso Trieste, Grado, Cormons, o ancora prendere il treno verso qualsiasi località, o ancora prendere il bicibus andando in direzione Grado o Cormons. L'invito come al solito è quello di commentare con tutte le vostre opinioni, con tutte le vostre esperienze fatte su questa ciclabile eventualmente e su dove andare a reperire ulteriori informazioni sulla storia di questa ferrovia. Vi ringrazio per l'ascolto e noi ci vediamo al prossimo video.